Ah, figa, niente da fare. Lo zio Agnese aveva proprio ragione. Tra tutte le gioie, le più grandi sono sempre le tue. Signor Clinton, Cristo di Dio, ma... Ah, figa, cosa c'è? Le faccia vestire, che... Ah, figa, perché mai? Ma come, perché mai? Perché mi... Ah, figa, aspetta che c'è l'incantatrice di serpenti che sta per... Non me ne frega niente, si tiri su da quella vasca. Dai, figo, madonna, che pa... tenetevi pronte che tra poco ricomincia. Sì, vabbè, Franco, penso il peggiore start da qua almeno 4 anni, eh. Comunque, raga, buongiorno e bentornati purtroppo in un nuovo video di GTA 5 con il signor Clinton. C'è anche il signor Sparrow, voglio andare sotto il motore a farmi pestare. Ma figa, per quale motivo? Era così bella giornata. Signor Clinton, adesso lei si deve calmare, perché già YouTube non mi passa i video di Peppa Pig e mi ritiene in controllo per 6 giorni. Mi può spiegare perché questo inizio, ma soprattutto perché c'è quell'uomo là sopra? Figa, molto semplice, volevo dare una festa. Allora, un po' che non facciamo una festa su una barca, la sto organizzando. E già mi dai una mano. E che tipo di mano darebbe che non fa mai niente? Ma prima, ti piacerebbe avere la maglietta della tua squadra di calcio preferita ad un prezzo davvero assurdo? Se sì, molto bene, fcmaglia.com è esattamente quello che fa per te. Troverai di tutto, non solo il calcio, ma anche divise NBA e abbigliamento della Formula 1. E ragazzi, sono di una qualità che è veramente incredibile. Qui troverai tutto quello che desideri a un prezzo veramente imbattibile. Il materiale è molto buono, come vedete qui è una maglietta della Juventus, del Napoli, del Milan e del Real Madrid. Ma ci sono ovviamente anche tutte le altre squadre di tutti i campionati esistenti. Poi ci sono le scarpe, i pantaloncini, insomma, tutto ciò che riguarda l'abbigliamento. Inoltre possiamo aggiungere alle magliette da calcio tutte le varie toppe possibili, dalla Champions all'Europa League alla Supercoppa. E per quello che riguarda la consegna, mi è arrivato tutto più o meno in 7-8 giorni. E in più, signori, con il codice coupon Flane ti aspetta un vantaggio esclusivo, ovvero uno straordinario sconto del 10% su tutti i tuoi acquisti. Tra l'altro il sito fa anche molto spesso degli eventi con magliette gratuite eccetera, quindi controlla nella descrizione. Visita dunque fcmaglia.com oggi stesso con il link che trovi in descrizione. Assieme troverete anche il loro canale Telegram per avere tutte le informazioni a 360 gradi. Ma figa, sto testando le varie sigarette che abbiamo comprato. E sono alcune che fanno più schifo, altre che sono più buone. Insomma, voglio che sia una festa impeccabile. Vabbè, ho capito, come non detto. Signori, mi raccomando, prima di cominciare questa disgrazia, un bel mi piace. E se raggiungiamo un buon numero di mi piace, il prossimo video del signor Clinton arriverà molto prima. E in più, se volete, un commento qua sotto con scritto la barca. La barca grande. Toh, che è perfetto così. Ma figa, sai cos'è anche grande? Il mio c***o, te lo giuro, quelle me l'hanno fatto venire troppo. Io zitto! Vabbè, quindi quest'oggi che facciamo? Organizziamo la festa. Ma figa, esattamente. Ma figa, si sta piegando troppo, te lo giuro. Oggi c'ho una specie di... Sì, lo so che c'hai tarli nel cervello, Dio santo. Figa, devo andare a parlare con Finestre. Come con Finestre? Oddio mio, no, no! Vabbè, oggi proprio il cervello si spreca, eh. Vabbè, dai, figo, ci sta. Insomma, un bel bagno al mattino presto è quello che ci vuole. Non presto, sono le 11. Comunque, va bene. Questa è poi da rimettere su, ma chi se ne frega. Hai detto che c'è il signor Finestre. Non vediamo quell'uomo da almeno 40 anni. Ma va, che non è vero. Figo, Jack, allora sono buone le sigarette. No. Vabbè, figo, allora continua a fumare. Prima o poi troverai una decente. Ma quello dice delle stronzate. Passerà la giornata a fumare. Vabbè, chi se ne frega. Signor Finestre, buongiorno, eh. Buongiorno, un cazzo. Franco, con tutto l'alcol e le droghe che hai caricato, la barca non reggerà 300 persone. Figo, basterà buttare qualcuno in mare. Appena vediamo che la barca comincia a dare segni di cedimento, prendiamo quelli un po' più che ci stanno sul cazzo. Di boia, non hai pensato al cibo? Figo, mi va per forza mangiare. Ma stiamo scherzando. Dai, figo, che palle. Allora chiamerò Coso, Graziano, se insomma vedrò di fare importare qualcosa da lui. Beh, è un ritorno drammatico quello del signor Finestre. Arrivederci, come non detto. Quindi, Franco, cioè, tu organizzi una festa senza cibo. In realtà manca anche il vino, ma quello è un problema che risolveremo dopo. Ok, ora dove stai andando? Ma figa, a parlare col capitano e sentire un po' come vanno le cose. È una persona un po' strana. Figa, è una persona un po' strana. Suo padre era nell'esercito nazista. Gli sono rimasti un po' di trauma. Senta un po', allora non è che c'è rischio che andiamo a sbattere contro qualcosa. Non perché non abbia fiducia in lei o perché la barca si è ferma. È che mi sembra un po' rincoglionito. Io direi che prima che la Polonia venga invasa sia meglio levarci dalle palle e andare a fare un giro per la barca, a vedere come vanno i preparativi, tra virgolette. Ah, sì, devo andare a fare un giro di sotto, vedere un po' se hanno pulito le camere. Ok, andiamo a fare un giro di sotto, ma non si può mangiare qualcosa o bere qualcosa qua intanto, non c'è niente. Ma no, questo è solamente un test, non c'è una sega intanto. Cioè, mi ha preso giusto due mignotte per fare... Sì, che potevate evitarle tranquillamente, spero solo che YouTube sia clemente come quest'oggi. Come si passa di là? C'è una roba da sotto? Dovrebbe esserci una roba per entrare qua, credo. Ah, sì, figa, si va da qua. Aspetta che non si bugga niente. Perfetto. Oh, figa, senti che buon odorino. Ma odorino di che cosa? Figa, di droga. Ripeto, la barca dei peggiori stupefacenti del mondo. Ne ho messo un po' dappertutto. Ce ne sono anche dietro ai quali. Sai, c'è gente che non deve sapere certe cose. Ah, ok. Vabbè, come non detto. Vabbè, le camere mi sembrano comunque pulite, eh. No, no, figa, al cazzo. Denti di legno, allora senti un po' come procede la pulizia. Ah, figa, sei stato bravo. Qua ci avevo fatto un casino l'altra sera. Cioè, nel senso, ci ha fatto un casino qua dentro. Sì, deve averci dormito un animale. Venga, ma quale animale? Ti sembra una bella... Cioè, nel senso, sì, insomma, è stata una cosa incredibile. Cioè, veramente uno schifo. Vabbè, insomma, finita di pulire, poi venite di sopra. Che devo organizzare altra roba. Tanto faccio un giro per le altre camere. Ok,
Signor Clinton, però a me non sembra che la situazione sia così. Intanto mi può spiegare... Dottorato, voglio andare a sentire se ha pulito anche lei la stanza. No, 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 per l'amor di Dio, lascia perdere, andiamo avanti. Qui cosa abbiamo? Che sta roba? No, figa, tranquilla, è tutto normale. Qua c'era una zona assaggi. Che cos'è una zona assaggi? Figa, c'ho un addetto, insomma, Jack controlla le sigarette. Uno sta controllando l'alcol e questo controllava le droghe. Solo che non so dove sia finito. Ma chi è che controllava le droghe? Magari è andato in bagno, non lo so. Buongiorno. Bocca puttana! Dio voglia! Guarda, ma che cazzo stai facendo? Sembra sia morto un cavallo qua dentro. Vai, quell'altro! Dai, Franco, ci leviamo dalle palle. Ma anche questo mi devo beccare oggi. Rimanga lì tranquillo. Vieni di qua. Beh, le camere mi sembrano a posto. Oddio, a posto. No, c'è ancora un bel po' da fare. Comunque, a che ora avete la festa più o meno? Ah, figa, adesso ci sono un po' di problemi per questo. In che senso? Figa, dovremmo cominciare a un certo orario, però non devo farmi neanche sgamare. Non devi farti sgamare. Signor Clinton, intanto... Oh mio Dio, no. Cosa no? Non ti piacciono le poltrone? Pure mi sembra una bella stanza. Ma che poltrone? Il signor Carlo che non voglio vedere. Figa, per quale motivo? È il mio test per l'alcol. Mi sembra andare anche piuttosto bene. Uè, figa Carlo, senti un po'. Andiamo con l'alcol. E questo è il top. Ah, figa, molto bene. Senta un po', signora barista, le va di lucidarmi la lumaca. Ma che cazzo dici? No, Franco, via, lascia stare. Scusi, signor Carlo. Che è successo? Figa, deve aver bevuto qualcosa di forte. Vabbè, come non detto, signora, prenda la scopa e lo raduni da qualche parte, poi vedremo che farci. Figa, comunque è perfetto. Sembra andare tutto per il verso giusto. Però qualche commissione da fare. Ok, Franco, ma ci sono alcune cose che io non capisco. Cioè, non eri rimasto in buoni rapporti con la tizia là in fondo, se non ricordo male. Figa, che il mago può mai risolto ogni cosa. Anzi, devo darmi una mossa che non vedrò ritornare a casa e trovarmi questa tizia. Sì, ho capito, ma se c'hai. Ma va, che è una relazione più che aperta. Sì, ma il punto è che lei lo sa che è una relazione aperta. Figa, quanti problemi. Vada sulla barca, va. Quindi spiegare anche perché ha detto che è un problema la festa. Figa, intanto sono su casino col vino, ma te lo dico dopo. Come prima cosa devo andare a caricare due ospiti super attesi. Però io gradirei sapere prima perché la festa può avere un problema. Nel senso, non si sa mai come vada a finire sta cosa. Vada piano! Ha investito un tizio! Vabbè, figo sti cazzi, figa, gli ho detto io di parcheggiarsi lì. Vabbè. Figa, praticamente c'è su un po' un casino. Insomma, per i prossimi 10 giorni non si potrebbero dare delle feste. Perché 10 giorni senza feste? Non ho capito. Ma figa, sai com'è? Insomma, è il sindaco un po' scemo. Gli è morta loca e impone lutto ai cittadini. Anche essere felice è reato. È imbecille quel tizio. Vabbè, su questo non è che ci fossero grandi dubbi. La mia domanda più che altro è perché ti viene in mente di dare una festa proprio quando le feste sono bandite? Figa, perché mi è successo una botta di culo pazzesca. Praticamente stavo girando dalle parti del municipio. Ho tirato sotto un'oca. Ho detto, figa, me la voglio subito mangiare. Era un sacco grassa. Solo che sai, mangiare da solo era un po' triste. Mi ho detto, facciamo una bella festa. Ognuno prende il suo pezzo di oca e poi facciamo un po' di tutto. Uffane, alcol, insomma, fumo, quella roba lì. Ma Franco, ma tu sei imbecille. Figa, sento un po' di egoismo nell'aria. Solo perché voglio di condividere le mie cose, non è che... Signor Clinton, lei non capisce proprio un cazzo. Comunque, andiamo avanti lo stesso. Non inculare nessuno. Vabbè, questa macchina fa schifo. Possiamo cambiarla? Ce n'è un'altra che si muove più da macchina? Intanto da chi stiamo andando? Quali sono gli ospiti attesi? Perché Jack Sparrow l'abbiamo già, quindi il problema non sussiste, o meglio, sussisterà soon. Figa, è un duo formidabile, che tra l'altro non si sono mai incontrati. Come non si sono mai incontrati? Figa, c'è mai stato un video con loro due assieme? Ma loro due chi? Figa, le anime della festa. Perfetto, quindi due deficienti, immagino. Franco, al momento io allora nella barca ho visto quasi tutti i tuoi amici tranne Vercetti che... No, figa, non è lui. E allora chi sarebbero? Signor Clinton, guidi bene però. Figa, sto guidando bene, guarda, neanche un incidente. Sì, ho capito, però vada almeno nella strada. Ma va, che lo zio Agnese diceva che la terra è solamente un asfalto che ancora non ci ha creduto abbastanza. Ma che cazzo, Franco, tuo zio è imbecille, non... Figa, ma che stai dicendo? La mia ispirazione, se sono così al giorno d'oggi, doveva lui. Ma era un tossico, Franco, e poi non capiva una mazza. Figa, sento un po' di invidia nell'aria. Lo zio Agnese invece era un grand'uomo. Era, esatto, adesso ha capito che non... Figa, lascia perdere, dopo la prigione non è più lo stesso. Però comunque i suoi insegnamenti sono dentro il mio cuore. Sono depresso. Ma stia zitto. Ok, a posto. Una è Don Pagnotta, benissimo, no? Signora sposa, lei non... Va bene, arrivederci, è stato un piacere. Ci sta, Don Pagnotta lo posso tankare come personaggio. Alve, oddio, ma è dritto. Che sta facendo? Figa, sarà stata sta polvere che gli ho dato come aerosol. Figa, sembra un bastone. Vai, Don Pagnotta, come andiamo? Ma Franco, a me non sembra proprio sanissimo, Ha tutti gli occhi storti. Che gli hai dato? Figa, non lo so, è un veleno che danno solitamente per gli scarafaggi. Però buono da sniffare. Franco, ma che cazzo, signor Pagnotta? Viene con noi alla festa? Sì, beh, direi di sì. Franco, guarda che schifo. Se tu ti presenti da un prete con una macchina insanguinata. Ma va, che Don Pagnotta è un uomo aperto, non gliene frega niente di queste cose. Che si gira come un micro. Ma che sta succedendo? Sta dagli addosso, magari lo aggiusti in qualche modo. Ok, Don Pagnotta.
Tutto bene? Ti hai ripreso? Ah, figa don, vedrai, ci saranno un sacco di puttane pronte a farti dei soffocchi. Anche un prete! Non le possono fare i preti ste cose! Ma figa, chi l'ha detto? Ma non è chi l'ha detto! Ma va, figa, ti devi rilassare, finché non lo vede nessuno può fare esattamente quello che gli pare. Signor Clinton, ma non credo funzioni così. Comunque va bene, quale sarebbe l'altra persona? Il duo pazzo? No, Franco, no! Figa, no, che cosa? Chi è la seconda persona? Perché io ho una vaga idea, no? I tasselli rientrano uno con l'altro, non si sono mai visti insieme in un video, e questo è vero. È in queste zone la persona. Aspetta un attimo. In teoria il porcaro e Don Pagnotto si sono visti insieme, mi sembra, una volta. Quindi non è il porcaro. Infatti non è il porcaro. Signor Clinton, no. Figa, che cosa no? Mi viene in mente solo un'altra persona e non ho questa. Ma figa, veramente? Beh sì, Franco, chi c'è qua di altra persona spiacevole che non ha mai incontrato Don Pagnotta? Ma figa, il porcaro non è spiacevole. Dipende, Franco, di per sé no. Però quando c'è la combo tu e il porcaro, allora lo diventa per colpa tua. Ma va, che devi star qua. E guida come una persona normale, che sembri un paralizzato che guida un rally tra storpi. Vai giù di qua piano che c'è la cosa, che becchiamo un albero. Don Pagnotta, mi scuso per la guida del signor Clinton. Ma va, che non se ne è proprio accorto. Vabbè, per forza, Franco, ha sniffato il veleno per le blatte. Figa, Don Pagnotta, com'era? Buono. Aspetti anche una risposta. Franco, no. Figa, no, che cosa? Nel senso, non ci andiamo. Ma figa, da chi? Da una delle peggiori persone che abbia mai incontrato. Don culo. Figa, perché no? È un duo della Madonna, non si sono mai visti insieme. Lascia perdere, Don Pagnotta, venga. Oddio, ma... chi era quello scatto? Non l'ho mai visto correre. Figa, un giovanotto Don Pagnotta. È merito del veleno per le blatte. Franco, io non lo farei. Io mi farei i fatti miei. Evita di andare dal Don che... Figa, ma che stai dicendo? Magari è un patito per la carne d'oca e... Padre, la prego. Io e Giurbenio ci amiamo. Ma guarda, io capisco che a te piace spingere la merda e divertirti con i tuoi amichettini a prenderlo nel c***o. Non dica così. Ci vogliamo sposare. Eh? Per favore. Porco di... Vi avete rotti i coglioni. Lo volete capire, sì o no? Dio, ma... Lei è uno schifoso omofobo, ma questo non ci impedirà di sposarci nella sua... Franco, io mi leverei dalle palle. Cioè, proprio lascerei perdere il Don. Sì, figa, lo vedo un po' impegnato. Esatto, lo vediamo un po' impegnato, ce ne andiamo subito. Don Pagnotta, si dia una mossa. Via di qua. Ecco, bravo. Vada dietro che Franco lo sa guidare. Torniamo alla barca, quindi. No, figa, c'ho un po' di cosa da fare. Prima di tutto devo andare a prendere un altro invitato. Ancora un altro, no. Ah, figa, assolutamente sì. Abbiamo una lista da 200-300 persone. Ok, Franco, ma chi è che manca sulla lista? In questo momento non mi viene in mente nessuno. Vercetti ha detto che non c'è. Ah, figa, un mio grande amico. Insomma, l'ho conosciuto tramite Jack Sparrow ed è un uomo veramente di cuore. Una persona che ci tiene sempre al prossimo e che fa sempre un sacco di bene. No, Frank, io non conosco nessuno in realtà che conosca Jack Sparrow, che sia una brava persona. Quindi o è un maniaco, o è un omicida, o è un... No, Franco, per favore, basta. Dai, figo, ma non ti va mai bene niente. Non è che non mi va mai bene niente, è che le persone che mi presenta Jack Sparrow o robe del genere non sono persone normali. Lo sapevo. Jamal Arafat è un terrorista talebano ricercato in 40 stati. Figa, perché le persone non sanno apprezzare la qualità della gente. Uè, Jamal Arafat, buongiorno, come andiamo? Ah, figa, mi fa piacere vederti in forma. Senti un po', potresti guidare e portare Don Pagnotta fino alla barca? Tanto sai dov'è, io devo andare a fare un lavoro. Ah, figa, che persone in gamba, sempre così disponibili. Sì, Franco, una perla d'uomo proprio. Tu sei sicuro che sappia guidare? Perché io l'ho visto sempre solo con le barche e non mi sembra così portato. Comunque, ci sta. Noi dove dobbiamo andare? Devo andare a prendere il vino. Va bene, ok. Però secondo me il prete non ci arriva sano, Lo vedo un pochino scalmanato, Jamal Arafat. Al volante un po' così, sai, insomma, lui è un mancato pilota di Formula 1. Non vedi com'è spericolato? Sì, Franco, capito, però, vabbè, è stato un piacere. Andiamo di qua che non voglio vedere il tizio schiantarsi contro una macchina e la morte del prete. Lasciando perdere tutto, Franco, arrivando direttamente al sodo, mi puoi spiegare dove sto vino e che è successo? Ah, figa, praticamente questi imbecilli dei poliziotti hanno sequestrato un camion di vino di ceppo per la festa, perché pensavano appunto fosse per una festa. Ma ti pare? Franco, se era vino per una festa, mi pare. No, figa, sono disgustato. E nel senso, adesso dobbiamo riprenderci. Ok, Franco, ma dov'è questo vino? Figa, nella centrale, là, insomma, in fondo, là, puoi girare a destra, a sinistra, arrivi dritto. Non ho capito una mazza, comunque va bene lo stesso. Ma figa, aspetta un po', sai che mi sta venendo una bellissima poesia con i treni. O treno che ti prendi dentro... No! Niente cose strane. Vada avanti, arrivi a sto punto, per favore. Ma Franco, nel senso, se è sequestrato dalla polizia per presunta festa, ok? Ci sarà qualcuno attorno, sarà controllato in qualche modo. Sì, figa, ma non è un problema, abbiamo il genio dello stealth. Sì, buonanotte, Franco, arrivederci. Ma figa, te lo giuro, vedo l'ora di essere nuovo sulla barca con quelle che mi fanno un massaggio all'inghia. È stato veramente... Non me ne frega nulla! Signor Clinton, stia zitto! E cerchiamo un attimo di capire dove prendere sto vino. Dovrebbe essere qua, la centrale del coso, rimozione forzata qui. Che camion è? Ah, figa, quel benzone là in fondo.
si può entrare? Lo proviamo adesso, magari. Però sarebbe meglio vedere se c'è qualcuno. Facciamo il giro lì. Che dovrebbe esserci, esatto, un muretto che ci permette di vedere qualcosa. Mi sembrava ci fosse un tizio. Ce ne sono due. Bravo, come lo fotti adesso sto cosa? Ah, figa, non ti devi preoccupare. Ho imparato queste cose al più grande genio del travestimento che abbiamo mai visto. Sì, Franco, ma non credo sia Lupin. Ma infatti, figa, Mariano, un transessuale del porto che... Sir Clito, non me ne frega niente. Come entriamo adesso di qua? Dovremmo prendere tipo degli abiti da poliziotto, una roba del genere. Mi controllare. Questo potrebbe rompere le palle, Ma figa, amico, senti un po', allora c'ho i marroni girati. Te lo giuro, se non ti levi dal cazzo, entro due secondi ti sfascio di botte. Ok, a posto, vedi, basta un attimo spronarli e poi lo fanno. Ah, figa, c'ho un'idea. Poliziotto, con gli occhiali, tu insomma in fondo lì con il cappello. Ho visto, voglio fottersi col postino, vieni qua. Idea del cavolo è, Franco. Ah, figa, non ti preoccupare, vedrai che arriverà subito. Figa, che ti dicevo. Ma Franco, non mi sembra... ho capito, Franco, adesso tu ti vesti come lui, ma come facciamo? La faccia la vedono. Ma va, che è un'idea geniale. Ah, figa, voilà. Questa sarebbe la cosa geniale. Sì, figa, devi stare tranquillo, devi credere nel processo. Franco, ma sono andati tutti via, cioè, secondo me ti sei vestito per niente, non so dove siano andate a finire, comunque. Andiamo di qua, non ci facciamo vedere. Ma sono spariti tutti i poliziotti, ti sei vestito per niente. Ah, figa, non mi farebbero mai uscire se no. Sì, ho capito, ma leva sto cartone che sembra un imbecille. Figa, chi l'ha detto? Non è chi l'ha detto. Vabbè, lasciamo perdere. Dai, figo imbecille, aprimi il cancello, ti tiro una sberla. Devo portare sto cosa al sicuro. Il rischio di furto. Te l'ho dato il poliziotto. Non dice niente. Non dice niente. Dai, apri sto coso e andiamo via prima che se ne accorgano. Ah, figa, sono troppo intelligente. Su questo non c'è veramente niente da dire. Sì, ma prima o poi si accorgeranno che c'è un tizio che manca. E si accorgeranno che... no, figa, perché dovrebbe mancare il tizio? Sono io quel tizio. Non c'è problema. Ma non c'è problema. Vabbè, nel senso, va bene. Portiamo il vino direttamente dalla barca. Ah, sì, figa, poi non vedo l'ora di farmi aspirare l'anima da quei p***ano. Dio, zitto. Figa, però un po' mi dispiace. Sai, ci tenevo ci fosse anche Don Q. Ma Franco, in realtà no. Cioè, dipende il tipo di festa che vuoi fare. Se vuoi fare una festa strana, allora Don Culo ci sta. Diversamente lascia perdere. Ma perché festa strana? Cos'ha quell'uomo che non va? Ma non ne ho idea. Il fatto magari che è un molestatore. Omicida, abbiamo sentito prima. Ma va, che quello era quasi sicuramente uno schiaccianoce automatico. Ma che schiaccianoce automatico? Che ha fatto... figa, devi fidarti. Ma non mi fido per nulla. Viena di qua, va. Andiamo in spiaggia. Si può passare di là? Forse no. Sì, perfetto. La barca c'è ancora. La barca c'è ancora. Mi aspettavo di vederla rimossa, visto che l'hai parcheggiata come un ominide. Figa, voilà. Adesso, Franco, però c'è un problema. Dobbiamo liberarci di questi vestiti. Ma figa, per quale motivo? Conoscendo Jack Sparrow e conoscendo che la festa non è proprio legale, se dovesse vederti arrivare con questi abiti potrebbe spararti addosso. Ma figa, vedi che me li scelgo bene i migliori amici. Una meraviglia, Franco. Via dalle palle, va. E ti puoi levare sto cartone, che non so nemmeno come fai a vederci. Ma figa, perché devo svelarti un segreto. Che segreto? Figa, io sono un X-Men. No, Franco, tu sei semplicemente un mongoloide. Figa, ma che stai dicendo? Ma non dire stronzate, per favore. Figa, questa roba è un palo. Io sa X-Men. Vai avanti. Prendi sta macchina, andiamo a casa, cambiamoci. Ma figa, quasi quasi vengo direttamente in mutande. No, ti vesti, per l'amor di Dio. E poi tu scusami un attimo, Franco, sei con tre m***otte in una barca con anche la tua fidanzata. Mi spieghi qual è il senso? Figa, finché lei non vede dov'è il problema. Ma non vede, ma è lì ai due passi. Figa, ma sai com'è? È una molto devota al lavoro. Deve finire di pulire le stanze, allora rimane lì. Ho capito, ma quelli che ti vedono... Ah, chi se ne frega, insomma, le loro parola contro la mia. E la mia vale molto di più. Poi, figa, se qualcuno sniccia non gli faccio mangiare l'oca. Franco, per favore, che cazzo gliene frega uno di mangiare l'oca? Va bene lo stesso. Figa, ma vuoi una bella canzone? Non voglio nessuna canzone. Ma come siamo irascibili quest'oggi? Per fare una festa della Madonna... Ce la faccio più, dai. Leviamoci sti vestiti, va là. Non ci sono sorprese a casa, vero? Perfetto, mi aspettavo qualcosa di brutto invece. Olè. Ma figa, secondo te, se li tizi gli faccio l'entrata tipo di Indiana Jones? Cioè, arrivo che già me lo sto menando come se fosse una frusta. No! Figa, zitto, per favore, questa cosa non me le dica. Figolo, quanti problemi. Ma figa, aspetta un attimo. Stavo dimenticando di andare a prendere anche Geppolo Zingaro. Ha un autobus interamente addobbato e pieno di p***o. Non vedo l'ora di portarlo là in fondo. Tanto chiamo denti di legno per fargli caricare il vino. Franco, non ho capito. Cioè, adesso andiamo da Geppo e Geppo c'ha l'autobus con le m***e. Ma non è proprio un autobus, tipo un coso penitenziario. Però è tutto strano. Sono i puttani nudi. È una cosa fantastica. Io direi di lasciar perdere. Non andiamo a fare. Ma figa, stai scherzando? Non vedevo l'ora. Signor Clinton, guardi, fosse per me proprio me ne frega niente. Ma non penso che il tubo possa reggere una roba simile. Figa, perché mai? Ma Franco, nel senso. Ma va, devi stare calmo. La vuoi una bella canzone? Non voglio nessuna canzone. Non voglio nessuna poesia. Non voglio niente di niente. Figa, allora godiamoci ste. No, signor Clinton, io la ringrazio per la incredibile compagnia. Per tutto, è stato fantastico. Ma per me possiamo fermarci qui, ok? Stanno facendo questi. Figa, fotografano le puttane. Che cazzo? Signor Clinton, si fermi un attimo. Signori, se volete un altro video con il signor Clinton, pollicione in su. Io per oggi ne ho abbastanza. Le auguro una buona festa, una buona serata. Non si faccia mettere in galera. Figa, ma adesso c'è il bello e te ne vai. Magari la prossima volta. Mi saluti il signor Geppo intanto. Oh, figa come vuoi. Uè, Geppo, dove sono i puttanoni? Dai, che l'ho già scattato.